quante lacrime di pioggia giù, e c'era lì tutta lì per te la montagna e la sincerità. Amici ed animali pareva mille mani per dirti Heidi ciao, ritorna presto qui. Oh Heidi zì, oh Heidi zì, se manchi tu chi sognerà quest'angolo di mondo. Heidi zì, oh Heidi zì, oh Heidi zì, se torni qui ritroverai un angolo di pace. Oh Heidi zì, il cielo è blu e le formiche, quante lacrime di gioia su, ed ecco qui tutta qui per te la montagna e la sincerità. Amici ed animali ti sembra mille mani per dirti Heidi ciao e non lasciarci più. Oh Heidi zì, oh Heidi zì, insieme a te rimane già quest'angolo di mondo. Heidi zì, oh Heidi zì, oh Heidi zì, rimani qui e resterà un angolo. Buongiorno nonno. Buongiorno cara. Visto che giornata oggi? Che bello quando c'è il sole. Già. Stamani all'alba il vento ha girato. Io ero già fuori che lavoravo e si vedevano tutte le stelle. E ora vatti a lavare o il sole s'arrabbia e se ne va. Buongiorno fiocco di neve. Stai bene? Buongiorno anche a te. Nerina. La colazione.
venuto qui per dirmi... Eri venuto per dirmi buongiorno, immagino, no? Ma che, ero qui per... Ah, scusate, buongiorno, no? Allora, che cosa vuoi? Mi hanno mandato a dirvi che oggi dovete restare a casa, ecco. Ah, e che significa dovete? Me l'ha detto il borgomastro. Ah, lui, eh? Io sono pronta! Andiamo, Peter! Sei pronto, sacco di neve? Sì, vieni anche tu, e anche Nerina. Svelte, fuori! E cammina, Nerina, muoviti un po'. E non tirarla così. Hai portato formaggio e salsiccio? Mm-hmm. Pensi sempre alla pancia tu, Peter? Oh, mi raccomando, non fate tardi. State tranquillo, nonno. Ciao, nonno. Ciao, piccola. Allora, andiamo. Sei matta, è lontanissimo lassù. Ma avevi promesso che mi ci avresti accompagnato il primo giorno di bel tempo. E oggi è bello, no? È solo perché voglio sapere da dove viene giù il torrente. Sì, e sai poi che fame che ci viene. Non si fa altro che salire, salire. Io ce l'ho il mangiare. Io invece ho finito tutto. Ti posso dare il mio pane burro. E anche un po' di salsiccia. Sì, anche quella, ma solo quando saremo in cima. Mi dispiace, fiocco di neve, di non darti un po' di pane. Ma è Peter che mi accompagna là, mica tu, perché andiamo, vero? Mm-hmm. Croce sul cuore? Ti ho detto di sì, andiamo. Su, non farti tirare. Adesso siamo in cima, fuori la mia salsiccia. Ma dobbiamo salire ancora. Su quelle rocce. Ma non le vedi? Allora non ci si arriva. La sua alla cascata? No. E perché no? Perché è troppo ripido. Avevi detto che mi portavi dove comincia il torrente. E vabbè, comincia da qui. Sì, e dove comincia la cascata? Su, in alto, tra i monti. C'è anche un laghetto. E tu l'hai visto, Peter? Ah, certo. Allora ci si può arrivare. Vedrai. Sarà dura. Ehi, salute, nonno! Ma non ve l'ha detto, Peter? Di che? E venivate voi? Sì, che volevo parlarvi. Non ho tempo, ho da fare. Tutti abbiamo da fare. Io mentre venivo qui mi sono preparato il discorso per domenica. Sull'amore per il prossimo? No, sulla buona volontà. Ecco, dal Vangelo secondo San Luca, immagino. Come? Sta scritto, esercitate lo spirito alla buona volontà, non dice così? Sì, sì, credo di sì. Vi do una mano, nonno? Non sarete mica venuto fin quassù per sfacchinare? Ah, in effetti no, però vi aiuto volentieri. Insomma, che volete? Che bel pascolo che avete qui. Devo chiedervi un piacere. Un piacere? Sì. Domenica prossima monteremo le nuove campane. Parteciperanno alla festa i bambini del paese. Heidi, la vostra nipotina, è una di loro, nonno. Dovrebbe esserci anche lei. Perché? Heidi non scende volentieri in paese. Sì, d'accordo, ma in autunno dovrà venire comunque. Già l'altro anno dovevate portarla a scuola. Non potete fare come vi pare. E chi lo dice? Lo dice la legge. Sì, te la raccomando.
E voi credete che io mando una bambina d'inverno, magari sotto una tempesta di neve fin laggiù, per poi farla tornare a casa a buio? No, certo, non potrà mai venire a scuola se continuate ad abitare quassù. Ma c'è una soluzione che avreste dovuto capire da un pezzo. Tornate in paese, nonno, a vivere insieme agli altri. No, giù mi disprezzano tutti. E viceversa. Noi stiamo bene per conto nostro e al diavolo gli altri. Ma siete responsabile di quella bambina? Certo che lo sono, e quindi decido io. Heidi mi è stata affidata 2 anni fa, caro Borgomastro. So che ve l'ha portata sua zia. Sì, la zia Date. La sorella della madre, che ha visto benissimo dove l'avrei tenuta ed era d'accordo, perciò adesso decido io per la piccola, chiaro? Ma sentite, nonno, non vorrete finire in tribunale con un'accusa addosso. E perché no, sai che risate. Soldi per difendermi ne ho abbastanza se dovesse essere necessario. Siate ragionevole. No, caro Borgomastro, Heidi, dovete lasciarmela in pace. La piccola è felice con me. Eccola qua, la tua cima della cima. Contenta? Oh, sì. Com'è bello questo. E quest'acqua da dove viene? Dal cielo. Ma fino là tanto non ti ci porto, neanche per 1000 salsicce. Come si chiama quella montagna? La vetta dell'Eco. Testa di rapa, baccala, stupido, razza di asino! Zitto, zitto. L'Eco si è arrabbiata ora. Andiamo, è meglio che scappiamo a casa. Sì, sì, è meglio. So cosa intendete, signor Borgomastra. Ma sedetevi un momento, sarete stanco, no? No, davvero. Comunque, grazie. Voi pensate che la festa per le campane nuove sia una buona occasione per farmi fare la pace con quei tangheri del paese. Per questo siete venuto, non per la bambina. Sì, è vero. Ma perché no? Sarebbe anche ora. Non abbiamo mai avuto a che dire noi due. Pensavo di poter comporre la questione tra voi e i compaesani. Con quei Giuda, niente da fare. Ancora oggi parlano di quella notte in malafede. Vanno dicendo che quella notte di vento io non spensi il fuoco nel camino per menefreghismo, per prepotenza, che tutti mi avevano avvisato, e che la colpa è mia se è scoppiato un incendio in paese. Mia è la colpa e di nessun altro. E secondo loro avrei sulla coscienza 5 case andate a fuoco. Vi andrebbe un goccio di vino? Grazie. E invece vi posso giurare che quella maledetta notte io il fuoco non l'ho nemmeno acceso. Ed è falso che stavo lì a guardare bruciare le case. Beh, io... Anzi, sono stato il primo a tentare di spegnere l'incendio. Io e il mio povero figliolo che ci ha rimesso la vita. E sua moglie, la mamma di Heidi, che poi è morta di crepacuore. È la verità. E quelli accusano me. E dovrei dimenticare anche la causa che mi hanno intentato? Ho dovuto vendere metro a metro tutta la mia terra per pagare gli avvocati. Per questo mi sono ridotto a vivere qui. No, Borgomastro. Io ho la coscienza pulita, Dio mi vede. Sono quelli di giù ad avercela sporca. E voi credete che un giorno io possa scendere di nuovo in paese e magari anche andare tranquillo in chiesa a sedermi negli stessi banchi di quei lazzaroni? Ma certo che lo credo. Il tempo cambia molte cose. Se voi siete giusto come ritenete, non potete rifiutare ad Heidi una vita più civile, un'educazione. Pensateci su. Sentite anche vostra nipote. Non c'è niente da pensare. Stare con gli altri bambini sarebbe una gioia per lei. Riflettete bene, nonno. E grazie per il vino, eh? Addio. Che il torrente arrivava fino in paese lo sapevo anche da me. Ma poi che fa? Che fa? Va a finire nel Reno. E che fa il Reno? Quello finisce nel Boden. E poi si ferma lì. E che cavolo ne so io? E chi lo sa allora? Forse lo sa il maestro. Ci sarà scritto nei libri, no? E tu li sai leggere? No. E perché no? Ah, sei un bello strazio tu. È che io ho scelto così, capito? Sai, o si studiano i libri o si va sulla montagna. Non si può fare tutte e due le cose.
Allora io non voglio imparare a leggere. Mai. Il borgomastro, certo che il borgomastro parla bene, lui, ma noi due non vogliamo avere niente a che spartire con quelli laggiù, vero? Nonno, le campane sono pesanti. Beh, dipende da quanto pesano. I bambini ce la faranno a tirarle su. Se tutto funziona a dovere, certo. E se per caso un bambino si ammala? Allora, lo sostituiscono con un altro. Ma se sono tutti lì in piazza, non ce ne sarà certo un altro. Senti, nonno, è meglio se andiamo in paese, solo se per caso si ammala un bambino, capito? Io starei lì buona buona da una parte, pronta a sostituirlo. Che ne dici? Sì. Beh, vedremo. Grazie tante, nonno. E ora fila a letto. Buonanotte. Cominciano. E allora corri. Sì, io vado, Vai, vai. Dai, sbrigati, presto, nonno. Sì, vengo, vengo. Scappa da Birgitta. Ma tu non vieni con me? Quando la festa sarà finita, do una bussatina alla porta e ti aspetto qui fuori. Tu va con la signora Birgitta. Sì? Sono io. Heidi, ma che bella sorpresa. Come mai sei in paese? Per la festa delle campane nuove. Non si sa mai, se manca un bambino, gli aiuto a tirarle su. Ah, ecco, te l'ha detto il nonno, eh? Eh già. Ma Peter è già andato in piazza. Ti accompagnerò io, va bene? Oh, grazie. Ecco, questo dovrebbe bastare per le prossime due settimane. E anche in questa occasione tieni aperto e fai entrare chiunque, stiamo freschi. Non vedremo un fico secco. E poi, per servir gente che ha tutta la settimana per venire. E invece sceglie proprio la domenica, per dispetto, per pura cattiveria. Lasciamole parlare le donne, visto che le galline non possono. Sì. Saluti. Saluti. Allora ci siamo? Pronti. Su ragazzi, fate due file. Ho detto di fare due file, da bravi, su, in ordine. Ogni fila terrà una corda. Ecco così, buoni, buoni. Ora fate attenzione, siete pronti? Sì, sì, il borgomastro. Posso tirare anch'io, signor borgomastro? Ma certo, caro signore. Devi stringere bene la corda e tirarla con forza appena te lo dice il campanello. Ho capito, sì, sì, però facciamo fermo, se no ci stanchiamo. Ma questa non è Heidi del vecchio delle Alpi? Vuoi andare anche tu con gli altri? Sì. E allora vieni, permettete? Ci sarai di grande aiuto. Io ho una fame. Io so tirare più forte. Sì, domani. Vedrai. Ma quella bambina chi è? Heidi. Sì, quella della montagna. Ecco qua. Allora hai capito, eh? Quando il campanaro dà il segnale, tira la corda. Sì. Siamo pronti? Pronti. Attenzione! Attenti, bambini! Corda in mano! Dai, prendila! Sì, ma fammi basta! No, qui ci sto io! Siamo pronti! Tirare! Tirare!
amico Mastro. Ecco qua il tuo panino. Grazie. Sì, anch'io lo voglio. Ehi, no, metti in quella tua. E questo per te. Che brighite! Che brighite! Prendine un po'. Grazie, cara. Lo sai? Quando era ancora vivo il mio povero marito e abitavamo in montagna, solo la domenica venivamo in paese a comprare il pane bianco, perché lassù di pane bianco non ce n'era davvero. E non vi diventava secco? Ma dopo un po', certo. Ma non si doveva buttare, lo riscaldavamo nel camino e tornava ad essere squisito. Quando sarò grande ti porterò del pane bianco ogni giorno. Ma che tesoro sei, Heidi. Vieni. Il nonno in paese. Dovrò fare un segno speciale sul calendario. Guarda, nonno, mi hanno dato un buonissimo panino. E il borgomastro ha fatto tirare la corda anche a me, sai? Brava, brava. Quelle stanze lassù. In quelle due stanze che avete lassù, chi ci abita? Quelle? Non ci può abitare nessuno. Sono troppo mal ridotte. Prima o poi ci cascherà il tetto in testa. È un pezzo che lo dico. Giovanotto, dovresti darti da fare tu col martello. Peter non è capace. E poi ogni mattina devo pascolare le capre. Allora dovrà pensarci qualcun altro, immagino. Si potrebbe chiedere a qualcuno che magari, che so, facesse il lavoro in cambio dell'alloggio per l'inverno. Ah sì, certo che si potrebbe. Pagando anche un piccolo affitto. Sì, anche. E credo di sapere chi avete in mente voi. Ma la persona a cui voi state pensando deve ancora rifletterci su. Vieni, Heidi. Ciao, zia Brigitte. Arrivederci. Non farti tirare, su. Vento, Peter, facciamo presto. Ma dice davvero? Il vecchio delle Alpi è venuto in paese. Sì, signorina Date, ora è su dalla madre di Peter. E pare anche che voglia restarci in paese. Guardi, vado su per quella stradina. E poi alla seconda a sinistra. È un portoncino, non può sbagliare. Grazie, grazie infinito. Se vuole prendere il treno del pomeriggio verso le 4, posso portarlo io alla stazione col calette. Grazie, approfitterò. Heidi! Heidi! Eccomi! Su, spicciati! C'è una visita per te. La zia Date è venuta da Francoforte. Cosa? Su, va a salutarla. Sono già due ore che aspetta parlando con il nonno. E secondo lei io dovrei aver fatto il viaggio da Francoforte fino a queste catapecchie, tutto per niente, così, a vuoto. Beh, mi dispiace, ma il discorso è chiuso. Heidi resta qui. Non è fatta per la città. Deve vivere sui suoi monti. Buongiorno, zia Date. Allora mi riconosci? Ciao, Heidi, come stai? Ah, ti ho portato un bel regalo, guarda, un vestito. Spero che ti vada bene. E sai, non mi aspettavo di trovarti tanto cresciuta. Grazie. Vieni con me, tesoro. Andiamo ad aprire il pacco. Io non riesco a capire perché vuole rovinare l'esistenza a quella bambina. Un'occasione che non le capiterà mai più. Heidi, resta qui. Resta, resta, non sa dir altro. È testardo come un mulo lei. E scorda che Heidi è stata affidata a me da mia sorella. Sì, è vero. L'ha affidata a voi morendo. E poi voi l'avete mollata al sottoscritto come fosse stata un pacchettino. Perché non avevo ancora un lavoro in città. E dove la mettevo, la bambina? Ma ora verrebbe a vivere in una villa dove avrebbe tutto. C'è perfino un insegnante che potrà dare ad Heidi l'istruzione che le è dovuta. È una grande fortuna che il console, il signor Sesemann, sta cercando una compagna per sua figlia Clara, poverina, che non può camminare. E perché non può camminare? Perché ha le gambe paralizzate. Heidi fa anche una buona azione se viene. E lei non ha il diritto di trattenerla. Io la porto con me a Francoforte, l'ho promesso al signor console. Beh, ora basta. La bambina rimane con me. Non mi interessa quello che avete promesso.
Qui non li fanno neanche i vestiti così belli. Ti piace, tesoro? È bellissimo. Purtroppo adesso devo andare, non posso trattenermi ancora. Ti va di accompagnarmi un poco? Non so se posso. Ma certo che puoi fare un po' di strada con la zia Dave. Così almeno mi racconterai qualcosa di te, Allora buon viaggio. Grazie di tutto. Vieni. Ma non star via più di 5 minuti, Heidi, che se nonno ti cerca e non ti trova. Sì, sì. Il padrone dell'Emporio ha detto che mi porta alla stazione. Tu mi accompagni fino là, vero? Sì, ma devo chiedere il permesso al nonno. No, 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 lascialo stare. Gli farai una sorpresa e gli comprerai un bel regalo. Sai come sarà contento. I soldi te li do io, d'accordo? Oh, sì, voleva tanto una pipa. Va bene. Sì, però dobbiamo fare presto. Ma sì, certo. Dai, corri, zia Dave. Dove vai, Heidi? Accompagna alla stazione la zia Dave. Su, Heidi, sbrighiamoci. Mi parti il treno, se no. Quanta fretta. Forza, facciamo appena in tempo, signorina. Heidi, vieni anche tu con noi alla stazione? Sì, perché? Ma tuo nonno... Ehi, dove hai la testa? Ti scordi sempre qualcosa, sì, tu. Sì, va bene, va bene. Ah! Mamma, quando ritornai? Tra pochi minuti. Sì, dalla stazione. Che c'entra la stazione adesso? Ma ha detto Heidi che ci andava. Oh, santi Dio. Nonno! Nonno, correte! Ti piace andare in calette, Heidi? E come? Dov'è la bambina? Quale bambina? Heidi, che domanda idiota! Che diavolo succede? Si sono portati via Heidi. È il solito piantagrane. La piccola è andata solo fino alla stazione con mio marito. Cosa? Ah, ah! Non può più svegliarsi. Con un po' di fortuna riusciamo ad acchiappare il treno delle 5. Mi raccomando, veda di farcela. Heidi! Allora, Heidi, ti piace trottare? Tanto! Eh sì, è bello. Heidi! Mi dispiace, piccola. Ripasso fra una decina di minuti. Riprendo Heidi e me ne torno in paese. Sì, sì. Qui non ce l'hanno le pipe, sai, zia? E ora come si fa? In città invece ne vendono di bellissime. A Francoforte, intendo. Le ho viste io. Senti, Heidi, e se facessi una scappatina fino là con me, ti divertiresti? Tu non sei mai stata su un treno, vero? Ma poi devo tornare prima di buio, se no il nonno sta in pensiero. Anzi, sarà contento se vedi qualcosa di nuovo. Su, vieni. Ma domani torno a casa, promesso? Tu vieni con me e se poi non ti piace, torni subito dal nonno, va bene? Sì, ma... Su, che c'è il treno. Su, svelta, signorina. Prego. Grazie. Vieni dentro, Heidi.
siamo arrivate. Su, scendi. Andiamo. E non dimenticare in casa di comportarti esattamente come ti ho insegnato. È questo caso, la casa. Ah, finalmente. Buonasera, Sebastian. È tutta qui? Si capisce. Cosa ti aspettavi di vedere? Una foca ammaestrata? Va subito dalla signorina Rottenmeier. Ti sta aspettando da un pezzo. C'è anche il signor console con lei? No, è fuori da stamani. Avanti. Buonasera, signorina Clara. Buonasera, signorina Rottenmeier. Mi scusi, il treno ha avuto un po' di ritardo. La ringrazio per avermi fatto aspettare dall'autista. Ecco la nipotina che le dicevo. Ehi, ciao. E che? Sarebbe questa la bambina. Fatti un po' vedere, piccola. Come ti chiami? Su, di il tuo nome alla signorina. Heidi. Heidi. All'anagrafe risulta Adelaide, come sua madre. Allora, Adelaide. E quanti anni hai? 8. Venga. Sta buona, eh? Sebastian, serva la cena a questa bambina. Senti, sei tu, Clara? Sì, sono io. È tua la carrozzella? Mm-hmm. E puoi andarci dove vuoi? Certo. Anche in montagna? No, lì non potrei. Ora siediti, vieni. Hai fame, immagino. È già stato per viaggio. Ecco qua. Ma questo toglilo. In casa fa caldo. Non siamo sulla montagna. Va bene, grazie. Ti aiuto, vuoi? Ah, lasci, signorina. Ecco. Lì c'è il pane. Oh, ma questo qui è proprio bianco. Come dici? È pane bianco. Ah. Io ne prendo uno. Ma sì, certo. Lo devo portare a Brigitte. Lo devi? Ma naturale. Non l'ha mai visto così. A noi serviva una bambina che fosse in grado di studiare insieme a Clara e lei porta una contadinella di 8 anni per giunta. Sì, ma... Deciderà comunque domani il signor Sesema, ma non credo che farà restare sua nipote. Rosie, sì? Prepari la stanza per la piccola, prego. Sì, signorina. Dia una mano alla cameriera. Serva il dolce. Signorina. Grazie. Grazie tante. Anche tu sei un capostazione. Cosa? Al treno c'era il capo di tutti che aveva i bottoni belli come i tuoi. È buffa, però. Già, tutta la situazione è comica. Lei si può ritirare, se occorre la chiamo. Come preferisce. Adelaide, ora dovrò cercare di insegnarti alcune regole fondamentali alle quali dovrai ottemperare stando qui, anche se non ci resterai per molto tempo. Ma signorina... Non interrompere, Clara, non è educato. Intanto l'uomo che era qui poco fa ha il compito di servirci. Mai mettersi a discorrere con un cameriere, specialmente a tavola. Ma cosa stai facendo? La zuppetta. La zuppetta? E chi ti ha insegnato così? Il mio nonno. Clara, non c'è niente da ridere. Qui non sei né al paese né a badare alle capre. Quindi comportati di conseguenza. Prendi esempio da Clara. Signorina Rottenmeier? Sì? Posso avere un altro po' di dolce? Volentieri. Noi speravamo che almeno tu conoscessi i più elementari principi dell'educazione. Invece io dovrei cominciare da zero con te. Ma che lo dico a fare? Cosa potevo aspettarmi da una montanara di 8 anni? Sarà già tanto se sai usare coltello e forchetta. Ora neanche quelli. Questo è il colmo. È stanca, poverina. Non aveva mai fatto un viaggio prima. Bisogna dominarsi. Sebastian, porti la bambina da Rosie e la faccia mettere a letto. Oh, oh, Heidi, vieni. È stato un po' troppo per oggi, eh?
Come, non sei ancora pronta? Su, svelta, lavati e vestiti. I signori sono giù a far colazione. Dov'è la zia Bay? È in cucina, ora da fare. Mettiti queste pantofole di Clara. Grazie. E appena sei pronta, scendi, intesi? Uh-huh. L'ho mandata a chiamare ora da Rosy. Si renderà conto che non è adatta, signor console, e a me servirà di lezione. Non dovevo mai affidarmi ad una cuoca. Era chiaro chi avrebbe portato. Ma cara signorina, non precipitiamo. Come si chiama la piccola? Heidi. Adelaide, per esteso, e così la chiameremo. E perché? Non è più grazioso, Heidi. Diamole il tempo di ambientarsi. Mi passa la marmellata. Oh, prego. Grazie. E tu, Clara, non dici niente? Ti è piaciuta Heidi? Oh, papà, sapessi com'è divertente. Oh, perbacco, è già un passo avanti. Signor Sesman, comunque quando lei non c'è qui la responsabilità è mia, sia per Clara che per la casa, e lei è fuori talmente spesso. Insomma, con Heidi teme del disordine, declina questa sua responsabilità. Ero certa della sua comprensione, signore. Ah, sì, tuttavia vorrei che Heidi restasse. E se poi non andrà bene per Clara, preferisco che sia mia madre a deciderlo. Arriva fra 15 giorni. Le scriverò oggi stesso. Quindi siamo d'accordo. Solo mia madre stabilirà se quella bambina dovrà restare o tornare a casa sua. Non si preoccupi, signor Sesman. Sì, chi è? Disturbo? Ci mancherebbe, accomodati. Ciao, Clara. Signorina. Buongiorno, dottore. Vada pure di là per la lezione, signorina. Sì, certo, con permesso. Meno male che sei venuta subito. Con te. Perché sono di partenza come al solito. Hai già fatto colazione? Sì, grazie. Beh, siediti lo stesso. Ho bisogno di parlare. Ciao, tesoro. C'è una cosa che mi sta a cuore. Scusa che tolgo. Vorrei approfittare di te che hai in cura Clara e ormai sei di famiglia. Dimmi. Dovrò stare fuori per lavoro almeno 3 mesi. I miei collaboratori d'ufficio lo sanno, ma in casa non l'ho detto. Non voglio che mia figlia si preoccupi. Quello che volevo era proprio affidarti Clara, in un certo senso. Bisognerebbe scuoterla. Sì, ma non è facile aiutarla oggi. È piombata nell'apatia dopo la difterite. Sì, lo so che non è facile. Ormai non mi faccio più tante illusioni, ma d'altra parte non posso arrendermi a... Sì? Ah, ecco la nostra contadinella. Ciao, cara. Vieni, vieni. Siediti con noi. È quella che ho fatto venire. Graziosa. Buongiorno, Heidi. Hai dormito bene? Sì? Vuoi la cioccolata o solo latte? O tutti e due? Latte. Già, che sciocco, abituata con le tue caprette, eh? Dammi il bicchiere, Heidi, per favore. Ecco, c'è anche pane e burro. Usa da loro. Servita. Grazie. Ecco. Tu sei il consolo Sesman? No, il consolo sono io. Questo è il nostro dottore. E speriamo che a te non serva mai. Tu stavi in montagna, no? Che monti ci sono al tuo paese, lo sai? La vetta dell'Eco, ah, e poi c'è ancora... La vetta dell'Eco, c'è sempre da imparare. Perbacco, si è fatto tardi, devo scappare. Tu vieni con me in ufficio, Rudolf? Sì, così finiamo il discorso. E tu, Heidi, quando hai finito di bere il tuo latte, va di là da Clara, d'accordo? Oh, senti, non c'è bisogno che ti dica di montare i miei cavalli, se ti va. Un po' di moto gli fa bene. E farà bene anche a te. Sì, è vero. Via, avanti. Avanti, ho detto. Ci siamo alzate un po' tardi stamattina e non si è mai vista un'alunna arrivare alle lezioni masticando un panino. Per volta passi avanti. Su, va a sederti. A sedere, ho detto. Buongiorno, Heidi. Ciao. E questo sarà il tuo posto. E ricordati, Heidi, che da domani le lezioni cominceranno alle 9 in punto anche per te. E vabbè. E dov'è la zia Date? Qui le domande le faccio soltanto io. Qui non si parla, specie in modo sgrammaticato. Qui si ascolta e in silenzio. Ed ora faremo un piccolo esame, giusto per vedere a che punto sei, eh? Tieni, leggi questo.
ho detto di leggere. Col cavolo. Che razza di espressione, si dice no. E perché non vuoi leggere? Perché voglio tornare sulle Alpi. Oh, signore, non dire delle stupidaggini e leggi lì. Ma io non so leggere. Cosa? Heidi, ma è vero che non sai leggere, neanche un po'? No, niente, neanche Peter tanto sa leggere. Silenzio, non disturbare almeno. Ti prego, Clara, leggi tu. Dunque, il parafulmine. Fin dai tempi più remoti, gli uomini hanno cercato di proteggersi dalla minaccia del fulmine che... Ehi, Clara, quando vado a casa posso portare al nonno una di quelle pipe? Ma dico... Ecco, questa qui. Non toccare, lascia le cose al loro posto e mettiti a sedere. Avanti, ti prego. Su, su. Clara, riprendi. Fin dai tempi più remoti, gli uomini hanno cercato di proteggersi dalla minaccia del fulmine, che è causa di gravi sciagure. Quando si abbatte... Non toccare. Quando si abbatte può portare la morte a uomini e animali, incendiare case... Adelaide! Signorina, papà ha detto di chiamarla Heidi. Tu continua a leggere. A uomini e animali, incendiare case e boschi, e nessuno sa dove può colpire. Ma l'intelligenza dell'uomo è riuscita ad imbrigliare... Un uccellino! Un uccellino! Ma perché sta chiuso in gabbia? Oh, poverino. Adelaide, torna al tuo posto. E perché non può uscire? Per proteggerlo. Se lo liberiamo può mangiarselo qualche gatto. Per questo lo teniamo in gabbia. Ma che dici? Gli uccellini volano. Oh. Ah, che c'è, bella signorina? Vorresti aiutarmi? Mm-hmm. Cos'è? Sei muta? Mm-hmm. Sei arrabbiata con me? Ma di la verità, la signorina Rottmeier ti ha proibito di parlare con me. Mm-hmm. Ah, questa! Ah, ho capito. Vuoi che apra, eh? Diamo un'occhiata. Vedrai che adesso dovrai parlarmi per forza, ecco. Allora, che cosa vedi? Niente, solo muri. Eh sì, Francoforte è una grande città. Ma ci sono solo case. Va a sentire. Ora noi due saliamo a vedere dai tetti. Non hai paura. C'è un panorama stupendo. E non preoccuparti perché la signorina Rottenmeier e Clara sono uscite da poco e non possono sgridarci. Si vedono le montagne dai tetti. Guarda tu stessa. Sali, Heidi. Eccomi. È bello qui, eh? Beh, non dici niente. Quello laggiù è il Duomo. Ah. E dalla cima si vedono le montagne. Altro che. Io però non sono salito in cima. Beh, ora torniamo giù, piccola, oh, è meglio. No, ancora un pochino. Tu da brava, che se ci scoprono. Sta attenta, eh? E questo cos'è? Quante lacrime di pioggia giù, e c'era lì, tutta lì per te, la montagna e la sincerità. Amici ed animali, pareva mille mani, per dirti Heidi ciao, ritorna presto qui. Oh Heidi sì, oh Heidi sì, se manchi tu, chi sognerà quest'angolo di mondo Heidi sì. Oh Heidi sì, Heidi sì, se torni qui ritroverai un angolo di pace, oh Heidi sì. Il cielo è blu e infornito con le lacrime di gioia su, ed ecco qui, tutta qui per te, la montagna e la sincerità. Amici ed animali, ti sembra mille mani, per dirti Heidi ciao e non lasciarci più. Oh Heidi sì, oh Heidi sì, insieme a te rimane già quest'angolo di mondo Heidi sì. Oh Heidi sì, oh Heidi sì, rimani qui e resterà un angolo di pace Heidi sì. Ne vuole qualcuna? Prego, signora. Tu vuoi?
beautiful. No church. You'll see. Venga, signorina. Grazie, Johan. Signorina. Oh, Clara. La porti in biblioteca, sì, Johan. Sì, signorina. Heidi è di sopra. È di sopra. A trovare Heidi. Ho guardato anche in soffitta. E come poteva arrivarci in soffitta? Beh, Rosy, venga un attimo. Il signor console neanche parte che qui scappa una bambina. Heidi non è una che scappa. Sarà lei che l'ha spaventata. Sciocchezze, meno confidenza. E torni alla sua cucina. Che è successo? Dov'è Heidi? È sparita. Sparita? Esco a cercarla. Non può essere andata troppo lontano. No, lei resta. Rosy, veda se può rintracciarla. Subito, signorina. Sei proprio una simpatica bambina. Vieni con me. Ora ti spiego che strada devi fare per tornare a casa. So dov'è il palazzo della famiglia Sesemann. Certo che una bambina piccola come te salire sulla cupola del Duomo poteva succedere una disgrazia. Prima che vai, però, voglio farti vedere una bella cosa. Vieni. Guarda, guarda. Che carini. E allora te ne regalo uno. Oh, grazie. Non è possibile. Deve esserle accaduto qualcosa. Se è finita in mezzo al traffico. Lei pensa che potrebbe... Ho telefonato alla polizia. Ho telefonato anche a tutti gli ospedali. Niente. Oh, telefonare. Non serve, lo sa che non danno mai informazioni per telefono. Rosy si dà da fare, almeno lei invece non si muove. Ma io... Vada anche lei, Sebastian, guardi in giro. Sì, sì, io volevo andare. Si sbrighi. Eccoci arrivati, Incetto. Adesso però sta fermo, se no ti scopro. Oh, ma sei qui tu? Ci hai fatto prendere uno spavento. Non dirmi niente, lo immagino dove sei stata. Ma le montagne non si vedono. E non dire alla signorina Rottenmeier che ti ho portata sul tetto e ti ho fatto vedere io il Duomo, se no quella mi fa licenza. Mm-hmm. Mando acqua in bocca. Sì, sì. Avanti. Eccola, signorina. Heidi. Heidi. Ma dove sei stata fino adesso? In alto, in alto. In alto? Che vuol dire in alto? In cima al Duomo. Sulla cupola. Ma santo cielo, come ti è venuta in mente un'idea così strampalata? Ma io... Avanti, sto ascoltando. Su, vieni qui. Non vuoi parlare, eh? Mai successo niente di così assurdo. Allora, perché sei andata lassù? Racconta. Io volevo vedere le montagne. Le montagne? E adesso glielo dico. Se anche è in capo al mondo, oggi me ne torno a casa mia. E mi lasci così? Sì. Oh, io ero così contenta di averti qui. Scusa, mi dispiace, Clara. E tu? Credi di potertene andare quando lo decidi? Certo, così mi aveva promesso. Chi? Mattia Dei. Non è una bugia? Io non dico bugie, avevamo un accordo. Si era detto che se non mi piaceva stare qui, potevo tornare a casa dal nonno. E qui non mi piace per niente. Non ci sono montagne, né caprette, neanche pastori, come il mio amico Peter, e poi io voglio stare col nonno. Noto che sai parlare benissimo, Heidi, quando vuoi. Ma se ti chiedo qualcosa io, fai scena muta. Ah, mi prendi anche in giro adesso. No, signorina, è che... Silenzio! Basta con quei versacci!
No, la mia pazienza ha un limite, ora... Guardi, un gattino! Sebastian! Sebastian, porti via quel covo di pulci! Teniamolo, è così che... Neanche parlarne, Clara! Sebastian! No! È dammelo, mio, Heidi, su, Heidi! No! Lasciatecelo, per favore, non sporcherà! Staremo attenti! Da qua, Heidi, ci penso io, no. Tranquilli! Il mio papà me lo lascerebbe! Ridammelo! Ridammelo! Lascia andare, questo cattivo grassone! Ridammi il mio gattino! Ma sta tranquilla, t'ho detto, non gli farò del male! Sarà meglio lui di te, vedrai. Davvero? Ti devo qualcosa, non mi hai tradito, no? Torna di là, assoluta brava. Guarda che... Siamo complici noi due. Ma come le è venuto in mente di dirle che poteva tornarsene a casa quando voleva? L'ho detto per convincerla a venire. Già, ci teneva a piazzarla in casa, Sarei tentata di rispedirla al paese davvero. E allora cosa aspetta? Con Heidi ho le mani legate, lo sa, ma lei... Stia attenta perché rischia il posto. Che cosa sta facendo adesso? Mi cerco un altro servizio, chiaro. Ci sono tanti di quegli annunci. Ne cercano qui di cuoche. Ah, c'è anche un'ambasciata da queste parti che ne cerca una. Numero... Lasci perdere adesso. E torni in cucina, per favore. Va bene, rimango. Ma solamente per restare vicina ad Heidi, capito? E per controllare come la trattate. Contenta, Heidi? Vattene via, brutta imbrogliona. Io voglio tornare da mio nonno. E mi lasci di nuovo sola. Papà aveva detto che avrei avuto un'amica vicino. Ora basta. Non sono un pezzo di legno. Cerco di sforzarmi in tutti i modi per essere obiettiva, signora. E con questo non voglio dire che la bambina non sia intelligente. Anzi, ha imparato anche ad esprimersi in modo quasi corretto. Ma non è la compagnia adatta per Clara. Innanzitutto è ancora analfabeta. Pensi che sia incaponita con una strana testardaggine a non voler imparare a leggere per paura di non poter tornare più sulle Alpi. Un'idea curiosa. Curiosa è dir poco, per questo io la manderei... A chiamare immediatamente, me la porti qui. Va bene, come vuole, signora. Clara. Senti, nonnina, ti prego, non mandarla via, Heidi. È così bello da quando è venuta. Volano via con lei le ore di lezione. Allora, Heidi, spero che tu non abbia già dimenticato tutto quello che ti ho detto ieri. Come devi rivolgerti alla nonna di Clara? Chiamandola sempre signora. E se ti domanda, non ti piacerebbe di ritornare a casa tua? Tu devi risponderle sinceramente. Certo. E questo cos'è? Un piccolo regalino per il mio tesoro. Grazie, nonna. Su, entra, svelta. Eccola, la nostra piccola ospite. Vieni, cara, avvicinati. Buonasera, signora. Signora nonna. Ciao, Heidi. Ma che Dio ti benedica, cos'è questo signora? Io sono solo nonna anche per te, ricordate. Ma la signorina... Guardi, mi dica lei se è una bambina normale. Nascondeva tutto questo pane nell'armadio per regalarlo a qualcuno al suo paese. Beh, un pensierino carino. Oh, ma questo è il pane raffermo, figliola. Così duro neanche i maialini lo mangiano. No, si abbrigitta e lo scalda sul fuoco. E così è buono e non si butta via. E tua zia ha ragione. Ma ora dimmi un po', Heidi. È vero? Che non vuoi imparare a leggere e a scrivere, perché mai? Sai, è Peter che mi ha detto che chi impara a leggere non va più sui monti. Ah, e ti ha detto una gran bugia. Ma va. E le nonne dicono la verità. E ora, se sarete buone, vi leggerò una bellissima favola. Sì, ti prego, nonna. Stia pure qui, lei. Stia, stia, signorina, piacerà anche a lei. Allora... C'era una volta in un lontano reame un pastore conosciuto in tutto il paese per la sua grande saggezza. Un giorno l'imperatore, con la sua corona d'oro in testa, si recò a trovarlo sui pascoli. Scese da cavallo, si avvicinò e gli disse: cerco una risposta a tre domande. E se tu me le saprai dare, ti donerò un castello. La prima è: come posso fare per contare le stelle? E il pastore, senza neanche pensarci troppo, rispose: maestà, basta che dite ai vostri servi di contare tutti i granelli di sabbia che sono in riva al mare. Un numero infinito, quindi. Seconda domanda:
quanto tempo ci vuole a fare il giro del mondo a cavallo? E cosa credete che abbia risposto il pastore? Maestà, basta che galoppiate in modo da avere sempre il sole a picco sulla testa e tra esattamente 2 volte 12 ore sarete di ritorno. E ora l'ultima domanda, e a questa nessuno al mondo aveva trovato risposta. Ditemi quanto dura l'eternità. E questa volta anche il pastore dovette pensarci un attimo, ma poi rispose. Al di là degli oceani c'è il più alto monte che esista. Più alto della vetta dell'Eco? Alto come tutti i monti della Terra messi insieme. E lì arriva ogni 1000 anni un uccellino che ci si affila il becco. E quando si sarà affilato il becco su ogni centimetro di questa montagna, allora sarà trascorso un solo secondo di eternità. Clara, ti è piaciuta questa favola? Molto. Anche a me. Ce ne sono molte qui di storie come questa. Tieni, te lo regalo. Grazie. Pensa come sarebbe bello se tu potessi leggerlo da sola. Domani prega la signorina Rottenmeier di insegnarti, eh? Vedrai che se insisti. Io torno fra 2 settimane e voglio vedere cosa avrai imparato. Perché sai, devi imparare a leggere, Heidi, prima di ritornare a casa. Forse mi piacerà leggere, credo. Saluto, nonno. Ciao, Peter. Ah, bravo. Qui c'è un'altra lettera. Da Francoforte. Ah, sì? E chi te l'ha detto? Mia madre. C'è scritto sul timbro. E poi mi ha anche detto di salutarvi. E di dirvi che quelle 2 stanze sono sempre lì che aspettano. E intanto, dato che non ci venite più da noi, vi restituisce questi. Tieni, è per te. Grazie. La lettera è della zia di Heidi? No. E chi l'ha scritta allora? Una certa signora Sesman, che dice d'essere la nonna della bambina malata. Ma dite, nonno, Heidi sta tornando a casa, sì o no? No. Questa donna scrive che... Ma puoi anche leggere da solo. No, devo andare. Sì, ma... Che dice, insomma? Sta a sentire. Dopo le nostalgie dei primi tempi, la bambina si è inserita bene e si sente proprio come a casa sua. Studia con profitto e ha fatto veramente grandi progressi. È bravissima in aritmetica e inoltre ha imparato a leggere e scrivere in maniera corretta. Beh, io me ne vado. Ma allora, questo vuol dire che Heidi adesso... Che Heidi ci ha dimenticati. E che dobbiamo metterci il cuore in pace. Lo sai, Heidi. Sono così felice che tu sia qui. Ad un tratto tutto è diventato divertente. Riesco di nuovo a ridere. Glielo dica, Sebastian. Bambine, Sebastian ha una bellissima notizia per voi. Beh, c'è un lieto evento in casa oggi. Nella scuderia è nato un puledrino. Davvero? E finora il nome ai cavalli l'ha sempre dato il signor console, ma adesso non c'è. E allora ho detto allo stalliere che avrei chiesto a 2 belle signorine di scegliere loro il nome da dare. E poi, appena avrete deciso come chiamarlo, potrete andare giù in scuderia a vederlo. Oh, sì. Può andare Roland? Ah, Roland è bellissimo, solo che è una cavallina. Io ne so uno. Com'è? Nel libro della nonna c'era una storia dove si parlava di un cavallo bianco che... Ecco. E così ogni mattina all'alba il povero Dagobert andava nella stalla a sellare il cavallo bianco. Astrid si chiamava. Astrid, mi sembra perfetto. Astrid? Non ci sarei mai arrivato. È deciso. E ora, quando volete, potete andare a vederlo. Sì, andiamo. È dentro al box la puledrina. È là con la madre, signorina Clara. Riesci a vederla? Sì, sì, abbastanza. Guarda che dolce che è.
Qui, Micio. Vieni, Astrid, vieni qui. Si ricorda il micetto nato qui? Oh, com'è diventato grande. Se permette, signorina, vado a sistemare l'auto. Anzi, dammi una mano. Sì, certo. Voglio entrare dentro. Ma no, Heidi, può essere pericoloso. Oh, io non ho mica paura. Tieni. Brava. Mangia. Ma la vedi, Clara, quant'è carina? Vuoi un altro zuccherino, Astrid? Vieni. Su. Clara! Ti sei alzata in piedi. Sai stare in piedi. Vado subito a chiamare Johan. No, no, ti prego. Forse non è vero, ho sognato. Ma no! Voglio provare un'altra volta. Ti aiuto. Brava, hai visto? Brava. Così. Ti ha fatto male? E allora perché piangi? Io so stare in piedi, ma per favore, Heidi, non lo dire a nessuno per ora. Scusate tanto se interrompo la vostra esibizione canora, ma oltre ai numeri di varietà c'è anche qualcos'altro da fare in casa. Per esempio domani pulizie generali. Su, coraggio. Se sei riuscita a stare in piedi, devi riuscire anche a camminare. Dai, prova. E dovrei camminare fin laggiù. Si capisce. Ecco così. Aspetta, ora ti metto una sedia a metà strada, eh? Andiamo, hai visto che cammini? Sì, un po' ci riesco, ma sono così emozionata. Riproviamo domani, è meglio. Ma che domani? Pensa che se riesci a camminare puoi venire a vedere i miei fiori sulla montagna. Su. Così. Brava. Brava. Cos'è stato? È caduto qualcosa nella stanza della signorina Clara. Non è possibile. Stai bene? Ti riaccompagno a letto. Appoggiati. Rosie! Sebastian! Presto, chiamate il dottor Klassen! Per l'amor di Dio, Clara! Heidi! No, la lasci andare. Eccolo, è arrivato. Ma, signor console? Johan, tieni qua. Bentornato. Rosa, che piacere trovarti. Ti aspettavamo qui. Con il pazienza. Ah, ma c'è anche la nostra contadinella. Era ora. Ti ho portato un regalino, ma è dentro le valigie. E ora andiamo di corsa a casa ad abbracciare la mia bambina. Come sta? Ah, benone. Vedrà, signor console. Sbrigati. Dai, dai qua. Io corro avanti. Presto, è arrivato.
Ma, Heidi! Sebastian? Signor console. Tutto bene in casa? Sì. Ma dov'è Clara? Rudolf, sì? Clara non c'è. Signorina Rottenmeier? Tesoro mio, ma questo è un miracolo. So camminare, papà. E dobbiamo ringraziare soltanto la piccola Heidi. Ma questo il nostro caro dottore lo sapeva e non mi ha scritto niente. Che cattivo non dirmi una cosa del genere. Ora non dovrei più portarmi in braccio, papà. Lo farò senza esserci costretto. Volevamo che fosse una sorpresa, solo per questo. Lo è stata con me. Altro che... Siediti, non affaticare. Sono stata per tanto, signora. No, 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 no. Non devi stancarti. Qui. E adesso, Rudolf, raccontami come è successo questo miracolo. Beh, ecco. Devo confessare che la scienza non c'entra. Il miracolo l'ha compiuto... quella signorina laggiù. Va, Heidi, va. Heidi? Heidi. Heidi, come potrò ringraziarti, piccola, cara? Questo è solo un primo acconto, il resto verrà dopo. Oh, dunque, questa è per... Ah, sì, è per te, cara. Grazie, papà. Tesoro mio. E questo, grazie. È tutto per te. Grazie, signor Sesemann. Ma che signor Sesemann? D'ora in avanti dovrai chiamarmi papà. Sei una sorellina per Clara, io ti considero già una figlia. Questa è la tua casa. Resterà qui con noi. Domani dirò all'avvocato di fare le pratiche necessarie. Una bambola. È una giapponesina. Grazie. È carina. Rosy, porti Heidi a letto, è tardi. A domani. Buonanotte, signor Sesemann. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, Heidi. Notte. Buonanotte. Oh, ma che meraviglia. Guarda, Heidi, non ti piace? Sì che mi piace. Rosy. Sì? Ma allora io dovrò restare qui. Ma certo, è una bella fortuna. Le montagne, il laghetto. Eh sì, d'accordo, la montagna è bella. Io però preferisco il mare. Rosy? Sì? Svelta. Spogliati e subito a fare la nanna, eh? Mm-hmm. Buonanotte. Notte, Rosy. Oggi è una giornata speciale. Ho detto che domani non andrò in ufficio. Un miracolo simile, bisogna festeggiarlo come si deve. Sicché intendi adottarla sul serio, la piccola Heidi? Certo, merita di più dalla vita, non credi? E sei ben sicuro che sia la cosa migliore per lei? Senza falsa modestia, credo che essere figlia del console Sesemann sia cosa auspicabile. E quando Heidi sarà grande lo capirà meglio per i vantaggi che ne avrà. A mia figlia. E chi è? Mi scusi tanto, signor console. Mi spiace disturbarla, ma Heidi è così agitata. Parla da sola nel sonno e mi pare che scotti. Se il dottor Klassen volesse darle un'occhiata...
Prego, dottore. Chissà, l'eccitazione forse. Ha febbre alta, respiro faticoso e senso d'oppressione. Ma se stava benissimo, quale può essere la causa? Probabilmente questa. Un libro, non capisco. Eppure mi sembra molto chiaro. È consigliabile darle qualcosa per buttare giù la febbre? Le faccia dei massaggi con l'alcol. Alle volte un vecchio rimedio paesano fa più degli antibiotici. Sì, subito, dottore. Ma Sebastian, eppure lo sa che Heidi non deve essere disturbata. Mi scusi, signorina, come sta oggi? Ha riposato più serenamente e la febbre è calata. C'è il dottor Klassen di là. Allora, Heidi, hai dormito bene stanotte? Chissà che bei sogni avrai fatto, eh? Sì, sogno sempre io. Ah, e che cosa sogni? La mia casa. Ah, ecco, le montagne, i torrenti. Ma senti un po'. Lassù non ti annoi, non ti senti mai sola? Niente, è così bello, così allegro e divertente. Voglio vederli anch'io quei posti allora. Mi ci dovrai accompagnare? Sì. Per ora non posso prometterti niente, Heidi. Ma son certo che presto sarai felice. Notizie da Londra? Mandi un tele che si dissollecita a Mr. Davison. Se c'è altro io sono a casa, signorina. Allora, cos'ha la piccola? Per capirlo non c'è bisogno di essere un medico, è chiaro? Ha nostalgia di casa. Nostalgia? Ma qui ha tutto quello che vuole. E poi come farebbe Clara senza Heidi? Alfred cerca di capire. Heidi ora è malata un po' come lo era Clara prima. Malata qui dentro. D'accordo, d'accordo. Ma ci sarà pure una cura, una medicina che possa aiutarla a riprendersi. La medicina di cui ha bisogno Heidi si compra anche senza ricetta. È un biglietto, da Francoforte al paese. Dovrei mandarla via. E cosa dirà Clara? No, non è possibile. Poi c'è già l'avvocato di mezzo per l'adozione. Comunque, c'è un rapido che parte mercoledì alle 10:30. Vedi un po' tu. Allora, come direbbe Heidi, ciao, signor consolo. Ecco. È più roba tu di Clara, momenti. Cosa stai cercando? Il libro. Il libro che mi ha dato tua nonna. Ma è qui, eccolo. Questo lo porto con me. E anche il pane bianco. Chissà come sarà contenta, Brigitte. Domani sarai a casa. Sì. Il nonno non lo sa che arrivo. Mi accompagni al treno? No. E perché? Perché sennò mi metto a piangere e do un dolore a papà. Lui vuole vedermi sempre felice. Ma non devi mica piangere, sai. Tra un paio di settimane ci rivediamo, perché venite a trovarmi. E potrò dormire con te in montagna. Si capisce, per tutto il tempo che vorrai. Ti piacerà la casa del nonno, e fiocco di neve e nerina. Che ci fai con quel vecchio cappello? Che ci faccio? Mi serve per andare sulla montagna. Presto, bambine. Si fa tardi. Allora, intesi, Sebastian? Pensi lei, mi raccomando. Veda che Heidi e Date siano ben sistemate. Il treno parte alle 10:30, i biglietti li ha Johan. Su, allegra, Clara. La rivedrai presto. Allora, ciao, Heidi. Sei una cara bambina. Ora
basta coi saluti o piangiamo tutti. Ciao, tesoro. Hai tutto? Ah, no! Io chiedo scusa, ma ci parte il treno. Hai ragione, Sebastian. Me la regala che la regalo al nonno. Alla stazione non le vendono. Ma certo che puoi prenderla. Portala al nonno e digli buone pipate da parte mia. Mm-hmm. Allora senti, io e Clara tra 2 settimane partiamo e veniamo a trovarti a casa tua. E tu ci accompagnerai a vedere le meraviglie della tua montagna. Vengo davvero. E guai a te se no. E ora cosa mi hai promesso? Io lo faccio, eh? Certo. Lasci, signorina, le prendo io le valigie. E sarà meglio fare un salto dalla zia Brigitte prima, no? E perché? Lasciamo le valigie, chi le porta fino dal nonno? Hai ragione, io intanto corro avanti. Lo sa il vecchio delle Alpi che Heidi è tornata? No, non credo. Sarà meglio dirlo anche al borgomastro, mm-hmm. Che ne dite? D'accordo. Mm-hmm. Ma come sei elegante, Heidi, come una vera signorina di città. E che cappellino. Ti piace? Mm-hmm. Sì, non è male, ma a me piace più quello vecchio. Ma è tutta roba tua. Mm-hmm. Tieni, zia, questo è per te. Per me. Pane bianco. Te ne sei ricordata? Oh. E questo è per te. Un salame enorme. Allora vi faccio il letto qui per stanotte. No, vero, zia Dete. Dobbiamo andare subito dal nonno. Sì, Heidi, solo che io non ho le gambe per la montagna. Mi stancherei fino lassù. Sai, Peter, a Francoforte non ci sono montagne, solo case. Mm. Io penso che sia meglio che ci vai da sola dal nonno. Mm-hmm. Sì, Heidi ormai è grande, può andarci benone da sola. E Peter te le porterà lui le valigie più tardi. Mm-hmm. Sì, facciamo così. Salutami tanto tuo nonno e digli che non ce l'abbia con me. Io credevo di farti del bene. Credevo che saresti stata felice in città. Non piangere, zia Dete. Sono così felice ora, è finito tutto bene. Ciao, tesoro. Io accompagno la zia, eh? Grazie. Buona fortuna. Anche a te, zia. Oh, Heidi, se manchi tu, chi sognerà quest'angolo di mondo, Heidi? Oh, Heidi, se torni qui, ritroverai un angolo di pace, Heidi. Il cielo è blu e ricornito, quante lacrime di gioia su. Ed ecco qui, tutta qui per te, la montagna e la sincerità. Amici ed animali, ti sembran mille mani, per dirti Heidi ciao, e non lasciarci più. Oh Heidi sì, oh Heidi sì, insieme a te rimane già, quest'angolo di mondo Heidi sì. Oh Heidi sì, oh Heidi sì, rimani qui. Ciao, Heidi. Buongiorno, signor borgomastro. Bentornata. Vai dal nonno? Sì. Allora puoi venire con noi. Sì. Il mio nonno. No, Heidi, aspetta. Così sarebbe troppa emozione, no? Prima vado a parlarci io, d'accordo? Sta a sentire. Appena entra nella stalla, tu infilati in casa. Vai, corri! Oh, Heidi sì, se mangi tu, sognerà quest'angolo.
Buongiorno, nonno. Come state? Che cosa volete? Fare due chiacchiere. Ormai è passata tanta di quell'acqua sotto i ponti. E domani è domenica. Non sono solo, come vedete. Buongiorno, buongiorno, nonno. Non volete ricambiare il loro saluto? Siamo venuti tutti insieme per parlarvi. Non dovete pensare che giù la gente del paese ce l'abbia ancora con voi. E per dimostrarvelo abbiamo pensato di fare un salto qui per dirvi: stringiamoci la mano e facciamola finita. E che ne dicono le vostre donne? Vedrete voi stesso cosa pensano tutti quando verrete in chiesa, perché verrete domani. Ne saremo felici. Lo dico a nome del paese. Aspetterete un pezzo. Possiamo andare, ora sa come la pensiamo. E chi lo sa, forse ci ripenserà. Dovrebbe accadere un miracolo. Buongiorno, come va? Buongiorno, non c'è male. Sono proprio curioso di vedere se il vecchio si è ammorbidito o no. Ah, un testone quello. Sì, lo penso anch'io. Oh, ecco il borgomastro. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, borgomastro. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oh, why did he? Why did he? Se mai tu